Salve a tutti ragazzi, sono Corvina. Perdonatemi se non ho fatto video del camper per giorni perché ero impegnata con l'esame della terza media, come lo sapete già, io l'ho finito. Non sto a raccontarvi cosa ho preso d'argomento d'esame. Allora, in questo video, prima di... Che? Sans! Scusate. Che cavolo? Comunque volevo dire che lo speciale arriverà presto, ma non subito. Grazie Sense di avercelo detto. E vi informo che il gatto, non so se l'avete visto nel precedente video, si troverà comunque nel camper. E prima di iniziare questo video vorrei salutare una delle mie notifiche che è arrivata su Instagram. Saluto Tici Dobby Proxy. Ok. Posso servirmi qualcosa, vero? No, no. Io, perché non mangiate i miei spaghetti che ci ho messo molto più ketchup? E non era il pomodoro. Ah, forse hai ragione. Ma ragazzi, dove è finito Jack il corvo? Appunto, dov'è? Te lo sai, Arceus? Archeus, vuoi parlare una buona volta? Per ti prego. Lo sa, non parla mai. Sempre taciturno sta. Cos'è stato? Non lo so, ma che cazzo. Ta-ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Il Millennium Falco di Han Solo. Ma dove l'avete preso? Abbiamo comprato. E dove? L'abbiamo comprato in un negozio. Fatemi indovinare. L'avete rubato. Oh, l'abbiamo comprato. Guardate, quella lì è la scatola dell'amministrazione. Ah, ecco. Amministrazione, corvo, l'abbiamo comprata alla Conad. Ah, è vero, l'abbiamo montato e dopo funzionava alla meraviglia. Già, e cosa dobbiamo farci con un Millennium Falcon? Appunto. Abbiamo già dei Pokémon. Eccomi, ragazzi, abbiamo già dei Pokémon che possono volare. Perché anche il Millennium Falcon? Beh, i Pokémon non possono andare però nello spazio. Archeos può. Sì, però gli altri no. Comunque, ho cercato di preparare di versare dell'aranciata, ho sporcato tutto. Va a cagare. Au. Cos'è stato? Sei stato te a dirlo, Paparus? No, mi ero impegnato a mangiare spaghetti. Allora sei stato tu, Arceus. Ma puoi parlare per una buona volta? Lui non parla. Te, Jack? E ho dietro Arceus. Non parla da me. Io ero qua, non sono stato io. Nemmeno io, non guardate me. Ma chi sarà allora? Io credo di sapere chi ha detto Aio. Chi? E chi? Lui. Ma è un bambino travestito da camaleonte. Si chiama Leon ed è un leggendario come me su Brawl Stars. Leon, conosco la sua leggenda. Non è una leggenda, Leon. È di un gioco, guardate. Leon, è lui. Chi ha Brawl Stars sicuramente lo sa. Naturalmente Corvino non ce l'ha Brawl Stars. E quindi, naturalmente, già che il tizio ci gioca e dà molti trofei. Anche Vittorino. Peccato però che lui non ce l'ha. Le sue abilità sono che può mimetizzarsi come un camaleonte e può anche il lancio di Shuriken. Dopo possiamo conoscerlo. Chi mi ha colpito? È stato Pocio. Non ti prendo a botte perché sei un personaggio anche te di Brawl Stars. Ma che ci fai qui? Ero invisibile, stavo andando in giro. Ma dove? Comunque anch'io non ci credo che te possa poi dimenticare. Guarda, ti faccio vedere. Dove sono? Ti mimetizzi nel camper così bene? No, ci credo, sarà. Fai! Chi mi ha colpito? Aspetta, eccomi qua di nuovo. Però ha colpito anche me. Scusa, ma che ci fai qui? Ero qui in giro alla ricerca della fiamma. O ecco, la fiamma. la fiamma? Sì, la fiamma, la conosciamo anche io e Corvo. E chi è? Vi raccontiamo E te ragazzi, ognuno di noi ha una storia. E io ho una storia, anch'io ho una storia, e anch'io ho una storia. Naturalmente, visto che Leon ha iniziato a parlarle, inizierà lui a raccontare la sua storia. Comunque, scrivete nei commenti se volete sentire anche le nostre due storie, ma se volete sentire dovete lasciare almeno 5 mi piace, dai, visto che siamo all'inizio. Dai Leo, inizio. va bene, Corvo, un piacere di conoscervi, iscritti.
Lasciate nei commenti hashtag Leon e chi ce l'ha già su Brawl Stars dica io ho Leon, naturalmente non dica bugie. Allora, nacque nel 2017 almeno credo, in una famiglia molto ricca. Avevo quattro fratelli ed ero il più piccolo, ero la piccola nera della famiglia. Ma sfortunatamente volevo dire, ero il più piccolo e quindi venivo bullizzato dai fratelli e preso in giro. Ma anche a scuola non andavo molto bene, venivo sempre bullizzato. E allora chiesi a mia mamma tutto quel che mi accade, che mi sta accadendo a scuola. Ma lei non ci credeva. E allora decisi un giorno di fare una cosa, di sparire dal mondo. Mi rifugiai in una stazione, presi un pezzo di vetro, mi feci uscire un po' di sangue e scrissi una lettera. Addio, da Lucas, questo era il mio vero nome prima di Leon. E venne celebrato il mio funerale, il mio finto. Ma dove ero io, secondo voi? Non vivevo mica in una stazione. E quindi andavo a vivere nella foresta. Lì passai un'estate incredibile. Ma un giorno mi capitò un brutto temporale. E questo temporale mi faceva bagnare tutto, potevo finire di ammalarmi e morire. Ma fortunatamente trovai una grotta. Entrai in questa grotta. Mi pentii amaramente di essere scappato dalla mia famiglia. Ma all'improvviso sentii una fiamma si accese. Come aveva fatto? C'era qualcun altro nella grotta? Ma questa fiamma disse: "Non è colpa tua. Se vuoi sparire dal mondo, tu dovrai seguire me." Non avevo niente da perdere. E allora seguì la fiamma, mi fece portare all'interno della grotta. La fiamma proseguì dicendo: "Se tu sparire dal mondo vorrai, né che nessuno ti veda, toccare qui tu dovrai." Non avevo niente da perdere, toccai la fiamma. Se mi sentii strano, mi iniziò a crescere una coda da dietro e iniziai ad impicciolirmi. Guardandomi nell'acqua, ero diventato un camaleonte. La fiamma sghignazzò. "Oh, oh, oh. Una settimana tu vorrai. Adesso tu puoi scomparire e potrai scappare dall'altro in grado di mitizzarti. Ma un problema tu hai. Una settimana potrai. Se più a lungo vorrai capare, un sangue dei tuoi familiari dovrai usare." Scappai via con tutta la forza che avevo. E allora capii il senso di quel che aveva detto la fiamma. Andai a casa dei miei fratelli, entrai nella bocca di un mio fratello, quel mio fratello maggiore, e lo feci soffocare, presi un po' del suo sangue, e dovevo tingerlo su un oggetto. Mi capitò un lecca-lecca posto sul comodino del fratello. Iniziai a metterlo nel sangue, me lo misi in bocca e mi trasformai come sono adesso. Luca non esiste più. Adesso c'è Leon. Leon che viene dal nome Camaleonte. Però avevo fatto un delitto, adesso potevo mitizzarmi. Allora, fortunatamente lecca-lecca non è eterno. Quindi, finché avrò vita, cercherò quella fiamma nell'occasione di rivendicare il fratello. No, la fiamma non potrà vedermi e io potrò finalmente catturarla e spegnerla una volta per tutte. Comunque, ragazzi, noi concludiamo qui l'episodio, vi ringraziamo per i 50 iscritti, lo speciale non so se lo faranno. Se volete sapere anche la storia di Corvo e Pocio, dovete lasciare 5 mi piace, visto che siamo all'inizio. Se non ci sono 5, decideremo noi. Comunque, vi ho detto che dovrò stare sempre incappucciato, la fiamma non dovrà riconoscermi e nessuno dovrà riconoscermi. Se mi riconoscono, i miei genitori potrebbero riportarmi e darmi una bella punizione. Comunque, lasciate un sacco di mi piace. Se non siete iscritti, iscrivetevi adesso. E scrivete nei commenti se volete altre storie. Ma non dimenticatemi il vi piace. E se volete le altre storie, ve le racconterà Corvo e Posso e altri brawler. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. E adesso sparisco.